Benvenuti ragazzi al solito appuntamento quotidiano. Ricordatevi, se siete interessati a pormi una domanda, potete mandare un messaggio utilizzando il bottoncino via messaggio presente direttamente sulla mia pagina e io, se possibile, vi risponderò. Quale routine di stretching dovrebbe fare un arrampicatore, ok, un climber? Allora, la cosa che voi dovete andare a fare è andare a vedere quali muscoli vengono coinvolti. Quindi, vengono coinvolti sicuramente i dorsali. Vengono coinvolti anche i pettorali, vengono coinvolti i bicipiti, vengono coinvolti i tricipiti, vengono coinvolti i glutei, vengono coinvolti, diciamo, attivamente i glutei sia come estensori del bacino sia come abduttori del femore, ok? Quindi è logico andare a pensare che questi muscoli devono essere sia forti nell'estensione dell'anca, sia forti nell'allungare gli adduttori. Quindi una routine che può essere molto utile una volta che voi avete finito l'attività è considerare come avete eseguito la vostra attività. Nel senso, se avete lavorato molto di più con le braccia, io vi dico di iniziare prima con la parte inferiore. Se avete lavorato molto di più con la parte inferiore, iniziate prima con la parte superiore. Quindi, nel nostro caso, i muscoli che io vi consiglio di andare ad allungare, e potete praticamente trovare un esercizio per ognuno di questi nella mia pagina, ma se posso vedrò di linkarveli qua sotto, sono partire dalla cuffia, quindi sicuramente il sottoscapolare e la parte di extrattazione della cuffia. Poi io passerei al gran pettorale e al gran dorsale, successivamente passerei nella parte inferiore andando a allungare gli addominali e tutta la parte che riguarda di conseguenza che va a limitare quella che è l'estensione toracica. Sulla parte inferiore delle gambe andrei a allungare sicuramente i femorali, visto che le gambe molto spesso vengono mantenute piegate, quindi il femorale è sempre in una posizione di accorciamento, e poi andrei ad allungare gli adduttori. Se non vi è una corretta mobilizzazione dell'anca e quindi gli adduttori non vengono allungati, è molto difficile riuscire a stare vicino alla parete, e diciamo che meno state vicino alla parete più le cose diventano difficili. Quindi allunghiamo gli adduttori perché sono un problema al sviluppo di una buona tecnica di arrampicata. Va bene? Quindi vi linko qui sotto la maggior parte degli esercizi che vi ho elencato. Ora non vi resta che eseguire nell'ordine che io vi ho elencato.